Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di come riuscire a vivere in modo più ecosostenibile e dei piccoli trucchi, delle piccole cose che possiamo inserire e incominciare a fare per ridurre il nostro impatto sull'ambiente. Nel mio video di Silviembre vi accennavo il fatto che avevo proprio desiderio di imparare di come vivere in maniera più sostenibile e imparare a ridurre, riutilizzare e riciclare. Dovete sapere che da piccola io ho frequentato la scuola inglese e a geografia, non so perché a geografia, ma si faceva geografia per problemi, insomma ci sta con la geografia, vabbè, avevamo affrontato il tema dell'ecosostenibilità e mi ricorderò per sempre la canzoncina che ci faceva cantare la professoressa, che era Reduce, reuse, recycle, reduce, reuse, recycle. Niente, mi è rimasta impressa nella vita, per la vita. Iniziamo questo video, perché è meglio. Che esistono 7 categorie, sottocategorie di plastica. Se voi notate sui vari packaging di plastica potete trovare un simbolo che sono 3 freccettine con un numero. Ogni numero classifica quel pezzo di plastica appartenente a una categoria di queste 7. In un mondo ideale, ogni pezzo di plastica appartenente al gruppo 1 dovrebbe essere smaltito dentro un cassone del gruppo 1, dovrebbe essere poi preso e fuso e riciclato per creare dei prodotti di classifica 1 puri. Se ci pensate, dovremmo quindi avere 7 cassoni diversi e ognuno di noi, per ogni pezzo di plastica che butta, dovrebbe controllare il numero e buttarlo in ogni cassone. Capite che è un mondo impossibile. È impossibile riuscire a fare una cosa del genere, quindi noi tutti buttiamo plastica. Nel cassone della plastica troviamo plastica di categoria 1 insieme a plastica di categoria 6. Cosa succede quindi? Che chi raccoglie e ricicla, ricicla tutto insieme. Il problema è che mischiando le varie tipologie di plastica si crea un prodotto che ha perso tantissime qualità, perché comunque la plastica ha tantissime diverse qualità. Pensate alla plastica che serve come contenitore di prodotti chimici rispetto alla plastica dei packaging della frutta e della verdura. Sono sempre plastica, ma sono due tipologie totalmente diverse. Nel momento in cui le vai a mischiare non potrai mai più ricreare un prodotto con le qualità per contenere dei prodotti chimici o anche quelli alimentari, e infatti si vanno a creare delle miscele un po' miste che sono tendenzialmente, potreste riconoscerle come le cassette della verdura, quelle lì nere. Quelle lì sono il prodotto di questa plastica mischione tutto riciclato, che il problema di quelle lì è che quelle poi sono monouso, cioè non si può rinuovamente riciclare quelle perché a ogni volta loro perdono qualità e proprietà. In realtà cose che vengono riciclate, la plastica che viene riciclata meglio di tutte sono quelle delle bottigliette, perché quelle sono facilmente scindibili, diciamo. Non so benissimo come funziona poi il processo, però io tutte queste cose le so perché avevo fatto un incontro con un dirigente della FAO che mi aveva spiegato tutte queste cose. Mi aveva anche spiegato una cosa per me veramente tremenda, che in realtà in Italia ci sono delle regolamentazioni per cui si possono riciclare soltanto i contenitori. Quindi di un CD-ROM il disco non si ricicla, la custodia del disco si ricicla. I giochi per i bambini non sono riciclabili perché non sono classificati come contenitori. Se voi ne sapete di più, vi prego di commentare qui sotto e accrescere in questo modo il bagaglio culturale di tutti. Io passerei a tutte cose
che possono essere utili per ridurre il nostro consumo di plastica e ridurre la quantità di immondizia che si crea. Iniziamo. Allora, io ho tutta una scatola qua con un sacco di cosine. Premessa, la maggior parte di queste cose derivano da Coro, che è un sito online che vende non solo alimenti, ma anche tante di queste cose. È un brand con cui collaboro e dal punto di vista food mi trovo molto bene, ve lo consiglio, e mi sto trovando molto bene anche dal punto di vista oggettistica. Mi hanno mostrato che fare dei piccoli cambiamenti non è poi così difficile se con gli attrezzi giusti. Vi ricordo che sul sito c'è sempre il codice Fashions per una piccola percentuale di sconto, il 5%. Andiamo a sodo. Allora, ho fatto la mia mind map di questo video, così che sapete, andiamo dritti al punto, se lo trovo. Reduce, reuse, recycle. Allora, iniziamo con le retine. Ci sono delle retine di diverse dimensioni, vanno dalla più piccola alla più grande, sono tre dimensioni, e queste vi dovrebbero ricordare le reti che si trovano al supermercato con dentro le cipolle, l'aglio, le patate. Se notate, al supermercato questi alimenti vengono venduti o già in rete oppure sfusi. Non vengono venduti in cellofanati perché hanno bisogno di respirare, altrimenti fanno la muffa. Ovviamente le reti in cui vengono vendute sono di plastica monouso, perché una volta che hai consumato tutte le patate, tutte le cipolle, quella rete di plastica la butti e ricompri un'altra nuova. Invece queste retine ti permettono di comprare le patate sfuse invece che nel sacchettino di plastica biodegradabile nel quale le conserveresti se le comprassi sfuse. Quindi queste sono utilissime per non prendere le retine di plastica e allo stesso tempo salvaguardare il prodotto, perché a volte quello che magari ci limita nel fare una scelta più eco-friendly è la praticità della plastica in termini di packaging, ma anche, come in questo caso, di conservazione del prodotto. Va benissimo questo. Simile, ma può essere utile, una borsa così a rete per gli alimenti più grandi da utilizzare in casa, per magari frutta e verdura che non vogliamo tenere in frigo, oppure fuori quando andiamo al mercato, non il mio genere di mercato, perché questa cosa non mi serve nemmeno per, non so, cioè, forse me la posso mettere in testa al mercato dove vado io, dove compro tutto in cassette, però se uno va a un mercato super posh, prende una mela, una melanzana e una carota e va a casa, è perfetta. Non lo so, questo forse è una delle cose, una tra quelle più inutili, però è super cute e io la utilizzerò in casa come arredo. Rimanendo sempre in tema sacchettini, ma non troppo, passiamo a questi, che sono dei sacchettini filtranti. Vi avevo già fatto vedere in un vecchio video come facevo il latte di mandorla fatto in casa. Praticamente mandorle, acqua, frulli tutto e poi le filtri. Io in quel video usavo un muslin cloth che avevo preso su Amazon e che ho di là. Ed è praticamente questa tela, questo retino, dove poi infili tutta la polvere e il latte di mandorle, lo strizzi e quello separa la polpa di mandorle dal latte. Questo fa lo stesso, è un pochino più rifinito perché ha un sacchettino con anche il cordoncino, strizzi meglio, eccetera. Ovviamente più eco-friendly, in quanto non si acquistano i cartoni del latte. E se siete qualcuno a cui piace tanto il latte di mandorlo, di soia, come me, ne acquistereste tantissimi. E soprattutto viene un prodotto più genuino,
rispetto magari a quello acquistato. Potete anche divertirvi e sbizzarrirvi, perché i latte vegetali si possono fare con tantissimi tipi di frutta secca, l'avena, eccetera. E soprattutto io avevo fatto il calcolo dei food cost del latte di mandorla, e se non erro, poi ovviamente dipende dal tipo di mandorla che acquistate per fare il latte, veniva al litro meno. E tra parentesi ragazzi, il latte di mandorla fatto in casa con le mandorle vere è molto molto più gustoso, cioè non c'è paragone con quello acquistato. Comunque, sacchettini filtranti sempre utili, poi in realtà per qualunque cosa, cioè uno può anche decidere di filtrare il brodo, il consommé, qualunque cosa, sacchettini filtranti piuttosto che acquistare il prodotto già finito. Ovviamente, sono andata a vedere, l'aspetto negativo è che è faticoso, cioè lo sbatti di dover fare tutto questo processo piuttosto che acquistare il latte in brick già pronto, perfetto, già lì, comodo, pratico, buono. Ci sono i pro e i contro. Ovviamente avere un approccio più ecosostenibile è più faticoso, richiede più impegno, perché la modernizzazione, la tecnologia, tante cose nella nostra vita sono state inserite per facilitarcela. Tante cose che ci sono ora magari non sono amiche dell'ambiente, però ci facilitano ora, ci rendono la vita più facile rispetto a tanto tempo fa in cui non c'erano. Passiamo a una cosa molto interessante, la cera d'api. Io mi sto veramente impegnando nel ridurre il mio consumo di pellicola, perché mi sono accorta che, cioè, quella è veramente una plastica tremenda, perché è piccola, sottile, si disintegra ed è monouso totalmente, quindi meno pellicola meglio è. E una cosa per cui la usavo tanto è per coprire gli alimenti quando li mettevo in frigo, e anche per il freezer. Comunque, per gli alimenti in frigo, cera d'api. Sono questi fogli rigidi che, una volta aperti, si appoggiano sopra la ciotola e poi, scaldandoli un pochino con le mani, rilasciano l'appiccicume, come posso dire, e si incollano praticamente alla ciotola. Vedete che sono super modellabili e sono perfetti. Secondo me sono veramente il giusto compromesso, si lavano senza fatica, si possono riutilizzare, basta soltanto riaprirli, farli raffreddare e sono pronti per il riutilizzo, quindi assolutamente. Poi scusate, ma li avete visti? Cioè, quanto è cute questa cosa, bellissimo. E in realtà ci si può anche avvolgere un panino, come qua c'è il sandwich, il pranzo, eccetera, quindi possono entrare a contatto con gli alimenti senza problemi. Ovviamente un'altra cosa che vi consiglio per mettere via la roba in frigo senza utilizzare la pellicola è metterli in una scatola, in un contenitore, tipo quelli delle schiscette, per intenderci. Come vi accennavo prima, voglio anche ridurre il mio utilizzo di pellicola per quanto riguarda la roba che metto in freezer. Quando metto via la carne perché magari la compro in grandi quantità, la separo e la metto via, vedo che poi impacchetto singolarmente le porzioni di carne. Ho trovato queste buste di silicone che fungono da contenitori per poterci mettere dentro le cose, ok? Sono più ingombranti, ok? Sì, lo sono. Ci sono di diverse dimensioni, ovviamente, piccola, media e grande. Sono sia per conservare la roba in freezer, ma vanno anche in forno e in microonde, vanno anche in lavastoviglie e hanno la chiusura ermetica. Sono un buon compromesso, mi trovo bene, non benissimo, però è sempre il solito discorso, è un compromesso che bisogna fare e piano piano ci si abitua. Comunque veramente, cioè, sono super resistenti e rendono il frigo anche più carino. Io le ho prese trasparenti, ma ci sono anche blu, eccetera. Infine, sempre da Coro, le cannucce. Loro hanno cannucce sia di vetro
che di alluminio, se non sbaglio. Di vetro ci sono sia lunghe che piegate. Sono molto fragili e ne ho rotte già un paio. Però, ragazzi, cioè, le cannucce di plastica. Penso che comunque ormai non siano neanche più in vendita sul mercato e che magari quelle che trovate al bar sono già di materiali tipo di mais, eccetera, perché ormai la plastica monouso al supermercato non viene praticamente più venduta, per fortuna. Però io devo dire che per feste, eccetera, organizzate a casa, queste qua di vetro sono veramente carine. Cioè, se immaginate questo barattolo come un smoothie jar, super cute. Ok, ho voglia di uno smoothie now. Poi, un'altra cosa che non tutti pensano, però c'è da riflettere. Quando ordiniamo a casa il sushi, la poke, possiamo scegliere se chiedere o meno le bacchette. Nel dubbio, anche se sono di carta, cartone, legno, eccetera, un consiglio che mi sento di dare per ridurre anche in generale i nostri consumi, l'immondizia che si genera, eccetera, è procuratevi le vostre bacchette. Anzi, se siete degli appassionati, fatelo. Io le ho. Sono carinissime, le mie. Le ho da anni, le utilizzo anche per mangiare a casa il riso. Quanto mi diverto. Ok? E si lavano, sono come delle posate normalissime, quindi why not il vostro set di bacchette? Può essere anche un'ottima idea regalo per il vostro compagno di sushi. Si concludono qui alcune delle scoperte che ho avuto in quest'ultimo anno che mi hanno un po' cambiato le abitudini. Spero che questo video vi sia stato utile, spero di avervi ispirato con alcune di queste cose e di avervi incuriosito. Fatemi sapere cosa fate voi per ridurre il vostro consumo di plastica o di cose in generale. E basta, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi lancio un forte forte abbraccio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!